Ciao ragazzi, ci troviamo ad Orient e come di consueto sono in compagnia del mio compagno di pesca Paolo Garzin Ciao ragazzi. e abbiamo scelto di affrontare questo grande lago. Erano anni che volevamo venire a pescare qua e quest'anno finalmente ci siamo riusciti. Siamo a bordo di una splendida barca che poi faremo vedere. Pescheremo per una settimana questo lago dalla barca, cercando di catturare qualche bel pesce. Speriamo che sia una settimana ricca di catture. Impegnativa ma non proficua. Ne abbiamo fatte 7 di queste meravigliose dinghe che sembrano carpe ma non sono carpe. E oggi, come gli altri giorni, ci spostiamo alla ricerca delle carpe di Oriente. Speriamo di trovarne qualcuna, giusto Paolo? Giusto. Cambiare postazione qui ad Orient è una cosa che va fatta spesso. I pesci vanno cercati e pescare in una postazione dove una o due notti non ci sono stati risultati significa che molto probabilmente quella postazione non darà risultati per i prossimi giorni. Abbiamo scelto di pescare dalla barca per questo motivo, perché questa non è una pesca, è una caccia. La pesca prevede alcuni accorgimenti semplici ma obbligati. Pescare in mezzo ai buchi di pulito. Stiamo calando questa canna a circa 3 metri di profondità in una buca pulita in mezzo a un foltissimo erbaglio. Punto che abbiamo trovato i giorni precedenti a nuoto, dove abbiamo messo un segnalino e dove pensiamo possa partire qualche pesce. Thank you.
Siamo arrivati alla fine di questa splendida sessione. È stata una settimana veramente impegnativa. Qualche risultato è arrivato, non i risultati sperati, ma almeno qualcosa abbiamo portato a casa. Una settimana faticosa. Abbiamo cambiato circa 7 postazioni in 8 giorni. Abbiamo tentato di cercare le carpe ovunque, non siamo stati fermi ad aspettarle, ma purtroppo i risultati sperati non sono arrivati. Orient è un posto che va pescato, è un posto dove sicuramente ritorneremo a pescare dalla barca. Per adesso ringraziamo Samir per averci messo a disposizione questa meravigliosa barca, veramente confortevole e perfetta per la pesca in questo lago. Abbiamo deciso questa sera di cambiare meta, quindi adesso torniamo al porto, scarichiamo tutto, ricarichiamo tutto sul furgone e ci dirigiamo verso una diga. Abbiamo circa 5 ore di macchina. Ci vediamo dopo, ragazzi. Siamo da poco arrivati in questa meravigliosa diga, un posto molto selvaggio dove non abbiamo trovato la presenza di carpisti, fortunatamente. Ci siamo posizionati su una punta in maniera tale da coprire un'area abbastanza vasta di lago e abbiamo finito da poco di sistemare tutte le canne e di posizionare gli inneschi. Speriamo che vada bene, non ci abbiamo mai pescato e stiamo a vedere. Pescando in ambienti come le dighe, particolare attenzione l'abbiamo riposta nei piombi. Il piombo, a mio parere, deve permettere di poter calare i terminali in qualunque situazione e spesso qua ci troviamo a posare le lenze, come vedete alle mie spalle, su pareti con pendenze abbastanza importanti. Abbiamo scelto di usare dei piombi di PM Fishing modello Grippa da circa 2 etti, con un buco al centro e dei dentini fuori che permettono appunto di aggrapparsi su qualunque tipo di terreno, compreso le rocce. Il buco al centro ci aiuta in particolare a far scendere il terminale preciso nel punto in cui vogliamo, perché spesso sono calate veramente cliniche e dobbiamo prendere dei pezzettini di terra veramente minuscoli.
Anche queste in diga sono scelte obbligate. Siamo stati 3 notti in questa postazione. Le prime 2 notti sono andate molto bene e la terza no. La terza non è stata produttiva. Abbiamo ritirato gli inneschi, erano completamente distrutti dai gamberi e abbiamo deciso di cambiare posto. Quindi ci vediamo tra un po' sulla nuova postazione. In una situazione di pesca come questa, con sponde così scoscese e con pochi appigli dove posizionare i terminali, sicuramente spezzare le boilies è una soluzione buona, in quanto non essendo più sferiche ma tagliate a metà si aggrappano meglio alle pareti. Riuscire a presentare l'esca e la passura nel migliore dei modi in questi ambienti è fondamentale, altrimenti si rischia di avere per giorni interi canne fuori pesca e pesci che passano e che ovviamente no, non mangiano. Anche questa diga, come le altre dighe francesi, è utilizzata per la produzione di energia elettrica e anche questa, come quasi tutte le dighe presenti in Francia, ha delle sponde scoscese, ricche di ammassi rocciosi e terra. Alghe non ce ne sono, gli unici ostacoli sono appunto, i grossi massi presenti lungo le rive e vecchie piante secche che vediamo affiorare dal fondale, in quanto il livello non è proprio altissimo. La pesca, è una pesca di precisione. Si deve perdere molto tempo a capire la pendenza delle rive e a capire appunto la natura del fondale. A mio avviso, i terminali vanno calati spesso in pochi centimetri quadrati di fondale e nelle piccole lingue di terra che troviamo tra un ammasso roccioso e l'altro, o magari in mezzo a sassi più piccoli. I punti, diciamo, più morbidi in queste situazioni sono sicuramente sinonimo di alimentazione per le carpe e quindi dobbiamo essere altamente precisi, perché si fa presto ad avere una canna fuori pesca.
Anche questa pescata sta giungendo al termine. C'è rimasta una notte forse, vediamo poi la prossima che fare. È stata una pescata veramente stupenda, come tutte quelle che facciamo ogni anno all'estero con Paolo. Siamo divertiti, abbiamo visto posti nuovi. Orient è stata un'esperienza indimenticabile, speriamo di tornare il prima possibile perché è un posto che merita veramente tanto. È bello frequentare posti come Orient, ma è bello anche frequentare posti sperduti come questa diga. Per noi questa è la pesca, dove tutto è da scoprire, dove poca gente va, dove si hanno poche informazioni. Il bello è proprio questo qua. Per noi il carpista deve essere un viaggiatore, non un turista. La pesca deve essere un viaggio, deve essere un'esperienza da vivere appieno. Speriamo di poterla continuare a vivere così il più possibile. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.